Il patchwork è una tecnica che è stata inventata per fare le trapunte. È nata proprio dalle le massaie irlandesi che per fare le coperte, avendo la lana per le imbottiture, perché comunque in Irlanda allevano pecore, quindi avendo molta lana, ma non avevano la fodera per foderare queste coperte, e riutilizzavano qualunque scarto di stoffa avessero in casa, anche le camicie vecchie del nonno, vecchie lenzuola, tutto quello che si rovinava, non buttavano via niente, e le parti buone di tessuto le riutilizzavano per il patchwork. Il bello del patchwork è che ti permette di sfruttare anche pezzettini minuscoli di stoffa. Anche se tu hai un lenzuolo tutto bucato, avrai sicuramente dei pezzi che non sono bucati, che quindi puoi ritagliare e riutilizzare. Questa è l'idea, no? Oltre che la bellezza di creare un disegno, però è nata proprio da una necessità pratica. Quindi loro pensavano il tutto per creare la trapunta. La trapunta come è fatta? Ha una fodera esterna, un'imbottitura, però la parte del rovescio non si vede all'esterno, quindi a loro non interessava che nel rovescio del lavoro rimanessero due lembi di stoffa così, perché questo poi scompariva, come vedete in queste borse che hanno il disegno, e sotto c'è un'altra stoffa che fa da fodera, quindi non vedi il lavoro di cucito. E nella trapunta appunto è così, perché poi la trapunta contiene un'imbottitura e ha sotto un'altra parte di fodera, diciamo. Per cui tu non vedi mai la parte rovescia del lavoro, vedi solo il bello del disegno che esce fuori. Poi oggi il patchwork viene utilizzato anche per decorare, in realtà. Solo per decorare altri tessuti che già esistono, come nel caso di queste borse, in realtà potremmo anche fare a meno di questa decorazione, la borsa c'è. Invece nella trapunta non fai a meno del patchwork, perché il patchwork è la trapunta. Vediamo nella pratica una delle tecniche per realizzare il patchwork. Questo è uno dei disegni tipici degli Stati Uniti, si chiama la Stella dell'Ohio, ed è realizzato, come vedete, a partire da figure geometriche più piccole accostate. Per realizzare il nostro disegno dobbiamo ritagliare delle sagome di cartone, di cartoncino leggero, non troppo pesante, in base a queste figure geometriche. Per esempio, in questo caso abbiamo dei triangolini. Di questi triangolini ne servono 16, ad esempio, poi ci servono triangoli più grandi, che sono questi, e ce ne servono 4, e i quadratini esterni, che sono altri 4. Uno può anche inventare, se vuole, il suo disegno, ovviamente, però si trovano anche dappertutto su internet o sui libri di patchwork, e poi si stampano e si ritagliano. E le sagome, io utilizzo cartoncino riciclato e confezioni alimentari di pasta, riso, eccetera. Non è necessario acquistare i cartoncini appositi. Una volta che abbiamo le nostre sagomine di cartone, andiamo a ritagliare la stoffa in base alla sagoma. Dobbiamo ritagliare la nostra stoffa di circa mezzo centimetro più larga rispetto alla sagoma. Ci aiutiamo con una penna magari per delimitare il bordo. Non troppo lontano e nemmeno troppo vicino, perché altrimenti se facciamo un bordo troppo grande poi sarà difficile, nel momento in cui andiamo a assemblare insieme le sagome è più difficile cucirle. E se è troppo piccolo invece non ci sfugge la stoffa e non riusciamo. A questo punto abbiamo la nostra sagoma e la stoffa ritagliata a misura. Cosa facciamo? Dobbiamo fissare la stoffa alla sagoma in maniera posticcia con il filo da imbastire. Ripieghiamo i bordi della stoffa, ovviamente questo è il dritto della stoffa, e fissiamo col filo da imbastire la stoffa sulla sagoma in maniera molto semplice. L'importante è che sia ben tesa sulla sagoma, non deve raggrinzirsi. E se ci sono degli angoli appuntiti, la ripieghiamo due volte, ecco, su se stessa, come vedete, così. Ecco. Proseguiamo la cucitura. Ecco, abbiamo fissato la nostra stoffa sulla sagoma. Abbiamo preparato tutte le sagomine che vanno a formare il nostro disegno
cominciamo ad accoppiarle insieme e cucirle assieme, questa volta però non con il filo da imbastire ma con il filo da cucito. Immaginiamo di dover fare una girandola, le andremo, che è questa centrale, le andiamo ad accoppiare in questo modo. Allora, dritto contro dritto della stoffa contro dritto della stoffa, accoppiato così, quindi noi verso l'esterno avremo il rovescio della stoffa e della sagoma. Ora prendiamo i due bordi, li teniamo stretti insieme e andiamo a cucirli con un punto molto semplice, con il sopragitto, così, molto semplicemente, con dei punti abbastanza ravvicinati, ma neanche troppo, insomma non è necessario che siano vicinissimi, diciamo a un millimetro o due l'uno dall'altro. Ecco, andiamo a cucire insieme. Vedete? Punti abbastanza regolari, ovviamente non ci devono essere dei buchi tra l'uno e l'altro, perché poi altrimenti si vede la stoffa. Tutto a mano si fa. Tutto a mano. Mentre cuciamo, siamo attenti a non prendere anche il cartone. Noi dobbiamo solo prendere i due lembi di stoffa, non dobbiamo infilare l'ago nel cartone, perché altrimenti poi ovviamente nel momento in cui andremo ad eliminare la sagomina di cartone, perché quella va eliminata, ci rimarrebbe attaccato il filo nel cartone, si potrebbe strappare il cartone, che non sarebbe un problema, ma si potrebbe strappare anche il filo. Abbiamo la possibilità di accostare ad esempio stoffe creando degli accostamenti che sono di nostro gusto, e il disegno finale sarà il nostro, personalissimo, nessun altro può avere le stesse stoffe che abbiamo noi, lo stesso gusto che abbiamo noi, nell'abbinarle è impossibile. Quindi ecco, questo è l'esempio. Una volta che noi abbiamo fatto questa cucitura, possiamo anche cambiare il colore del filo che stiamo utilizzando in base alle stoffe per avere un lavoro più preciso. Nel momento in cui abbiamo fatto questa cucitura possiamo eliminare le sagome, però prima di eliminarle dovremo avere fatte tutte le altre cuciture, cioè dobbiamo aver cucito tutti i lati della sagoma in modo che la stoffa è fissata, togliamo la sagoma da dietro e non succede niente, non si sfilaccia. Immaginiamo di aver cucito anche qua intorno tutto. A questo punto cosa facciamo? Togliamo l'imbastitura. Qui il disegno è la stoffa ormai è fissata, però come dico dobbiamo prima fissarle tutto intorno in maniera che poi abbiamo, come qui, no? Tutti i pezzettini di stoffa ben fissati che non escano più.